su questa doppia tradizione presente in Gramsci, che abbiamo visto a proposito di sorelle, cioè l'attenzione di Gramsci strutturale, proprio non episodica, a gli elementi di immediatezza, gli elementi di immediatezza della politica. Cioè, Gramsci aveva il problema di uscire dal marxismo volgare, cioè dal marxismo positivistico, e adoperava gli strumenti teorici che la sua epoca gli offriva, che erano, ripeto, con l'esclusione di Nietzsche, che non poteva essere adoperato per motivi contingenti, diciamo, adoperava il sorelle, rispetto al quale ha mantenuto un giudizio parzialmente positivo per tutto il corso della sua esperienza, e ha adoperato anche l'idealismo italiano. Attenzione, ha adoperato l'idealismo italiano molto più da giovane che rispetto alla sua esperienza di carcerato. E a questo punto dovete comprendere che l'idealismo italiano, che a noi sembrano filosofie della mediazione, ecco, veniva interpretato, ha avuto come sua prima efficacia, ha avuto come sua prima efficacia invece quella di sviluppare uno o più pensieri dell'immediatezza. Cioè, quando nel quaderno 10 è tu fronte di canto a croce, quando nel quaderno 10 Gramsci dice io ero tendenzialmente allora, e parla del 19, allora io ero tendenzialmente piuttosto crociano, e poi dice beh, adesso ci devo pensare, ci ho pensato meglio, sono maturato, non solo ho visto la piega che ha preso Croce, ma insomma, c'è un problema teorico di fondo, che adesso vi spiego, che è quello su cui ragioneremo, però lo dice lui, che lo dice a se stesso, ecco, lo dice a se stesso, io allora ero diventato crociano. Allo stesso titolo erano anche piuttosto gentiliani. Su questo bisogna anche leggere ad esempio Togliatti, che quando parla di se stesso a Torino prima della guerra dice appunto che scrive pagine di esaltazione del pensiero, cioè, come pensiero della immediatezza e al tempo stesso come pensiero ricco, però più che la ricchezza, quello a cui il pensiero di Croce serviva era combattere il positivismo e la versione positivistica del marxismo. Questo non dobbiamo pensare a Gentile fascista e a Croce antifascista nel modo in cui ce li ha consegnati poi la storia, cioè due pensatori molto strutturati e dunque sostanzialmente molto mediati, contro i quali fu fatto valere poi nel corso della storia della filosofia italiana l'elemento dell'esistenzialismo. Cioè, l'esistenzialismo entra in Italia via Bagnano per fare a pezzi i due sistemi, cioè Croce e Gentile. Ecco, Croce e Gentile e più Croce, perché il caposcuola era Croce, Croce e Gentile erano stati loro gli iconoclasti, erano stati loro che avevano introdotto elementi
fondamentali di immediatezza. Come? Come? Facendo un'operazione, tanto per cominciare, facendo l'operazione di riprendere in mano Marx. Voi direte, che senso ha dire che un autore entra nella dimensione dell'immediatezza attraverso Marx? Beh, ripeto, prima di tutto, il contatto diretto col pensiero di Marx, saltando tutta la produzione della seconda internazionale, tutta la produzione sociale ucraina, permetteva di valorizzare il tema, insomma, il tema dell'undicesima tesi su Foglia. Cioè, il fatto che la filosofia deve morire per essere filosofia. La filosofia ha una vocazione pratica, anzi, la filosofia non può non coincidere con la prassi. Stessa cosa. Ogni filosofia che non sia prassi è segno di accademismo, di astrattezza. Con la parola astrattezza si colpisce il neorealismo, con la parola astrattezza colpisce tanto la metafisica cattolica, allora fortissima, cioè il tomismo, quanto il razionalismo moderno, cioè il liberalismo e l'illuminismo, quanto lo scientismo, la scienza, quanto infine il marxismo come veniva presentato nella forma volgare. Per cui Marx contro il marxismo, ma Marx contro il pensiero, contro ogni forma di pensiero che non voglia essere al tempo stesso, che non capisca che di dover essere al tempo stesso prassi. Voi capite, credo, che per questa via questi autori si espongono, tra era il momento giusto, si espongono precisamente a Sorel, cosa che a loro va benissimo. Sorel è pensatore assolutamente in sintonia e in sincronia rispetto alla ricerca dell'immediatezza, all'idea che la filosofia, se non diventa prassi, è sbagliata. Si espongono a tutti i decisionismi, perché il decisionismo è la figura estrema della filosofia che nega se stessa nella azione. E su questo torniamo dopo, perché è sostanzialmente, è precisamente questa la critica di fondo di Del Noce a Gramsci, cosa che a noi potrebbe non importare per nulla. Le critiche di Del Noce a Gramsci in realtà ci importa, perché è uno dei più degli ultimi importanti episodi di polemica, di tentativo di radicale reinterpretazione di Gramsci, la cui reinterpretazione che passa attraverso la tesi che Gramsci e Gentile sono la stessa cosa. Il che è vero, basta scegliere il punto di vista a partire dal quale si dice ciò, altrimenti è falso. Allora, io ero tendenzialmente piuttosto crociano, vuol dire io mi servivo della filosofia neoidealistica per fare la mia guerra contro i socialdemocratici. E di tutte le filosofie di cui ti potevi servire, proprio del neoidealismo ti devi servire, sì, perché l'interpretazione normale del neoidealismo era quella, non era una filosofia paludata, anzi, la tesi di fondo di Croce è storia e filosofia sono la stessa cosa. Come, ecco, allora, storia e filosofia sono la stessa cosa, può voler dire due cose.
può voler dire irrazionale e reale, secondo l'interpretazione più banale di Hegel, oppure può voler dire irrazionale deve entrare nel reale, il reale deve essere fatto diventare razionale. Ma ecco, come dire, molto velocemente, con una fortissima accelerazione storica, la ragione deve precipitare nel reale, nel senso chimico del termine, cioè deve negarsi come ragione separata. Tanto che io ero piuttosto crociano e pensavo che Croce fosse la premessa necessaria del comunismo, come Hegel è stata la premessa necessaria del marxismo. Mi sono sbagliato, in parte Croce, ecco, voi sapete, come già avevo detto, che Gramsci nel carcere affronta l'esperienza del carcere dicendo: adesso qui in carcere scrivo l'anticroce, che vuol dire vedere in croce il nemico principale, ma tanto importante, più che Mussolini, ecco, anche perché non ha senso scrivere un anti-Mussolini. Mentre scrivere un'anticroce vuol dire capire attraverso Croce, negandolo e superandolo, capire che cosa è successo in Italia e perché le cose sono andate a finire come sono andate. Cioè Croce è il bersaglio rosso. Direi molto di più di quanto Hegel lo sia stato per Marx. Hegel non è mai stato un vero personaggio di Marx, ma invece per Croce, per Gramsci, Croce è il bersaglio rosso, perché Croce è davvero la scala sulla quale si è dovuto arrampicare. Poi non solo l'ha dovuta buttare via, ma ha anche capito che con quella scala si finiva sul fascismo e non sul comunismo. Anzi, si finiva su un fascismo non direttamente come Gentile, ma indirettamente, cioè su una posizione moderata, come la definisce lui, dove moderato vuol dire guicciardiniano. Infatti una delle tesi di Gramsci su Croce è: Croce uomo del Rinascimento, cioè uomo del Rinascimento vuol dire guicciardiniano. Sostanzialmente Gramsci dice: io sono Machiavelli e lui è Guicciardini. E guicciardiniano vuol dire tanto uno che ha letto Machiavelli, cioè sa che cosa c'è di nuovo al mondo e che reinterpreta Machiavelli, si prova, si sforza. Non dice Machiavelli è il demonio. Dice, Machiavelli dice questo, ma questo può essere detto e pensato e praticato in un altro modo. Machiavelli ci dice: la politica è solo decifrabile a partire da se stessa, bene. Allora io lo prendo sul serio, invece che partire per la tangente con l'idea della rivoluzione che ha Machiavelli, partiamo davvero dalla politica com'è e vediamo che la politica è l'interazione dei particolari, non c'è modo di arrivare all'universale. Cioè, la virtù è soltanto la volontà di sopravvivenza, non è volontà di potenza, che è un modo per interpretare Machiavelli. Per cui si ringrazia Machiavelli per il suo gesto di Erzauberung, di smagamento del mondo, di toglimento del velo religioso che copre il mondo, però se c'è una domanda che hai visto male, ovvero sei ancora astratto. Così Gramsci dice di Croce: sì, Croce ha operato un rinnovamento senza precedenti della cultura italiana, ha capito una certa quantità di cose che adesso dicono,
ma le ha volute capire. In realtà le ha capito tutto, ha capito, questo è un gesto di generosità, ha capito che bisognava diventare comunisti. Poi, per motivi empirici, cioè di classe, dei suoi soldi e degli amici suoi, ha reinterpretato il marxismo in modo tale da potersi permettere, crede lui, di collocarlo in una tappa inferiore della storia della filosofia. E io, Gramsci, faccio lo stesso su di lui. Cioè, quella sua interpretazione del marxismo, che secondo lui, Croce, doveva servire a collocare il marxismo, a servirsene, a renderlo innocuo politicamente, io quella interpretazione di Croce la sovrainterpreto e la spiego con un discorso, con un apparato teorico più potente del suo. Cioè, fra i due c'è la gara, c'è la gara, perché Croce spera anche che fosse Gramsci, non solo, ma Croce, quando esco di Quaderni, la famosa recensione sulla critica in cui disse come un uomo di studio era di costa, tenuto conto che quello faceva il comunista, quello era il presidente del partito liberale, è un bel gesto, diciamo, no? Come uomo di studio era dei nostri, cioè sapeva il tedesco e aveva letto Hegel e Marx, no? E non credeva in Dio, che sono i requisiti fondamentali, e credeva che la filosofia avesse sostituito sono i requisiti minimi fondamentali per essere filosofi secondo l'interpretazione del pensiero dialettico, particolarmente quello italiano, no? Sai, il tedesco hai letto in lingua Hegel e Marx e non credi in Dio e credi nella storia. Qui siamo su questo, era roba di famiglia, era roba. Oh, che cosa ha capito? Questa gara titanica, che è molto filosofica, dove l'uomo cerca di mangiare l'altro, che è proprio il meccanismo con cui si è riprodotta la filosofia tedesca, dove l'ultimo si mangiava il penultimo, credeva, per essere poi mangiato da quello dopo. Chi è l'ultimo dei due? Chi è quello che mangia l'altro? Nessuno dei due. Come dirà poi Del Noce, parlando di Gentile, che secondo Del Noce è molto più radicale di Croce, per certi versi è vero, in realtà questa gara fra questi due untorelli è finita con la sconfitta di entrambi, perché chi ha vinto è il nichilismo che sta alle spalle di entrambi. E voi, ha vinto la Coca-Cola, altro che ha vinto Gramsci o ha vinto Croce. Ha vinto la verità di Gramsci e di Croce, cioè il nichilismo moderno. Calma, non è detto che si deve essere così, come dire, tranchant. Lì l'ottimo Del Noce era già tutto interno al pensiero non particolarmente articolato di Federico. Che cosa ha capito comunque sia Croce? Prima di tutto ha capito che la politica è immediatezza, ha un nucleo originario di immediatezza, che, ripeto, non è questa. Non stiamo parlando di filosofia, eh? Dire immediatezza in politica vuol dire, tanto per essere chiari, antiparlamentarismo. Il luogo e l'istituzione della mediazione è il Parlamento, così ci intendiamo. Ha capito che la politica è, come dice lui, in realtà il termine Parlamento non è centrale nel pensiero di Croce, ma insomma Gramsci appioppa poi le posizioni, le parole più che le posizioni, un po' così liberamente. Croce ci ha insegnato che la politica è passione. In realtà la definizione di politica di Croce non è sulla passione, è sull'utilità.
ma come già ho detto, utilità e croce non vuol dire quello che crediamo noi, vuol dire energia vitale del singolo, energia volontà di tutti. Non l'avrebbero mai detto, perché ripeto, Nietzsche era considerato un personaggio, forse neanche un filosofo, un personaggio a margine, era finito nelle mani di cialtroni e prima che sia stato possibile leggerlo in modo adeguato ci sono voluti Mazzino, Colli e Montinari 60 anni, 50-60 anni dopo. E lasciamo stare questo, questa è una storia, è una parte di storia della ricezione di alcuni autori che non coincide con la percezione del loro pensiero. Dunque, ha capito l'immediatezza. Poi, sono sempre dentro al quaderno 10, cioè che questa volta adoperiamo come unica fonte. Poi ha capito un'altra cosa, che insieme all'immediatezza sta, perché altrimenti, che questa immediatezza si deve... Allora, immediatezza può anche voler dire cosa che Croce concede senza il minimo problema, che le posizioni politiche non hanno mai nulla di vero, ma sono sempre determinate dalla particolarità. Peraltro ci sta scritto Hegel, ovviamente sapendolo leggere, ma che lo spirito oggettivo non sia lo spirito assoluto è abbastanza chiaro. Lo spirito oggettivo è fatto di fratture, non è fatto di compattezza. Allora, dire immediatezza vuol dire passione, vuol dire utilità, vuol dire punto di vista particolare. Vuol dire la politica è la dimensione assolutamente istante del conflitto fra differenti centri di forza. E non c'è mai, è impossibile che ci sia una situazione politica neutrale, universale e oggettiva. Impossibile, la politica è un'altra. Allora qui abbiamo Croce, Lettore, di Machiavelli, eccetera. Però, al tempo stesso, dice Gramsci, Croce comprende che queste potenze particolari che fanno la politica, ogni volta che fanno la politica si servono dei mezzi pratici della politica, evidentemente, tra cui super privilegiata è la forza. Si servono anche della ragione, la quale ragione, quando si fa politica, è sempre bastiale. Cioè è sempre ideologia, non può non essere. Nessuno scandalo, non si può strillare contro l'ideologia politica assumendo che da qualche parte ci dovrebbe essere invece un pensiero oggettivo. Queste sono cose da positivisti, non esiste pensiero oggettivo in politica, esiste solo il pensiero situato, parziale. Dunque, la filosofia, anche la più alta e nobile, è ideologica. E questo ce lo dice Croce. Come fa a dirci questo Croce? È che Croce studiava il marxismo, ci dice Gramsci, no? Perché è assolutamente vero, Croce studiava il marxismo. E avendo un rapporto diretto con Marx, poteva benissimo comprendere qual era il significato profondo della posizione marxista nella storia della filosofia, cioè la distruzione della filosofia, la filosofia attraverso, da Marx viene ricondotta a interessi.
cosa che, ripeto, è normalissima, essendo ricondotta a interessi, cioè a peculiari, parziali, orientate visioni del mondo. Filosofia è l'espressione dell'autocomprensione dei ceti dominanti o espressione della critica da un altro punto di vista ai ceti. Non può non essere così. La filosofia è storica. La storia è fatta di azione di forza, è fatta di azione di forza, ed è fatta di pensiero parziale. Benone, applausi, la critica c'è tutta, no, perché capisce Gramsci in carcere, non basta questo dolce suono di parole, sì, tutto ciò è vero, ma come va strutturato? Dentro quale apparato di pensiero va messo? Croce arriva a capire, Croce studia il marxismo, quindi arriva a capire il nesso di filosofia e di ideologia, che è il nesso di razionale reale. Razionale reale ha un senso e un suono se si guarda alla perfetta pacificazione che Hegel non ha mai pensato, semmai ha pensato Marx, la perfetta pacificazione, cioè il comunismo, dove il reale è razionale, il razionale è reale perché non succede niente, perché fino vai a pesca, al pomeriggio scrivi poesie. Siccome Hegel non era comunista, non ha mai pensato che razionale reale fosse la pacificazione, era semplicemente l'idea che non c'era ambito della realtà che non fosse processato, non fosse stato tirato all'interno della prassi razionale umana. C'è un pensiero che può essere espresso soltanto dopo la rivoluzione francese, evidentemente, cioè dopo che ci si è incaricati di dimostrare che gli universali non esistono. Questa è la rivoluzione francese, no? Universale. Esistono solo i particolari, cioè esistono gli uomini e gli stati. Poi degli uomini li si può trasformare in portatori di diritti universali, degli stati si può dire che sono i portatori della storia universale, ma sono tutti universali dentro il mondo. Sono dire universali di questi significa commettere minimo un'anfibologia, come minimo. Cioè, universale che si rispecchi non tocca il mondo. Universali sono paradigmi o sono sostanze separate, quello che volete. Universali nel mondo vuol dire ci sono dei particolari che di volta in volta elaborano riflessioni universali su di sé o assumono su di sé compiti che fanno che credono e fanno passare per compiti. Bene, dunque Croce capisce parecchie cose. Quello che non capisce è l'undicesima tesi su Foucault. Non la può capire. Cioè non capisce che la filosofia deve morire. Anche nella forma crociana, la forma crociana di filosofia non è più la filosofia accademica che racconta come il mondo debba essere, sulla base di universali staccati dal mondo che vengono adoperati come forme per capire. E tuttavia è sempre una filosofia, perché? O come dice Gramsci, la parola qui non è filosofia, la parola è speculativa. Che nel linguaggio dell'idealismo non è un insulto, ma nel linguaggio del marxismo sì. Speculativo vuol dire che, questo è il tema fondamentale,
cioè, piuttosto che diventare marxista, è retrocesso a prima di Hegel. Piuttosto che fare l'ultimo passo, dopo che hai detto storia uguale filosofia, dopo che hai detto filosofia uguale azione, allora devi diventare marxista. No, lui si ferma e torna indietro e dice, e qui c'è, guardate che qui Gramsci coglie un'autentica peculiarità, cioè che Croce a un certo punto davvero crede ancora nell'universale. E l'universale in cui crede prima di tutto è la morale. Ora Gramsci non la prende da questo verso, la prende in modo un po' più negativo, ma però coglie il punto è questo, che particolarmente dopo il 24, gli elementi di immediatezza presente nel pensiero di Croce, che l'avevano portato tra l'altro anche vicino al fascismo, perché l'antiparlamentarismo, elementi di immediatezza, cioè di visione spregiudicata della politica come dimensione dove c'è solo la forza parziale, c'è solo la forza di parte, cominciano ad attenuarsi, perché siccome c'è Mussolini, da questo punto di vista più bravo di Croce a fare la politica di forza, comincia ad attenuarsi e comincia a dire sì, però quello che dico io sulla politica è vero, ma bisogna ricordare anche che la politica è davvero lo stato di natura dell'umanità, è davvero la dimensione primordiale dell'esistenza, c'è ed è e non può, c'è e non può essere superata col contratto, come facevano quegli sciocchi dei razionalisti contrattualisti moderni che erano astratti, e va bene, questo è anche scontato, la Croce non è un contrattualista, però io Croce devo trovare il modo di spiegare il fatto che Mussolini è un faraone, perché se mi limito a dire che la politica è forza, ecco, e soprattutto devo trovare il modo di spiegare perché, che cos'è stato il liberalismo. E allora capisco questo, devo capire questo, che quel particolare, e qui non è molto chiaro, quel particolare, cioè la politica, il farsi proprio machiavellico della politica, che è la storia dell'umanità che non cambia, in virtù del pensiero filosofico astratto, in virtù proprio, che non conta niente di per sé, però in virtù di quel pensiero